Allora, io direi che possiamo iniziare il nuovo, questa idea di dividere per panel. Il primo è quello dedicato al gusto, che vedrete sarà declinato in maniera diversa con persone molto interessanti. Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, se è distratto da Santanchè, ma salirà sul palco. Non ho capito, scusa Porro, abbiamo qua la diretta. Scusami. C'è il panel di Lollobrigida, no? Scusami. Stavo chiamando sul palco Lollobrigida. Eh sì. Come stai? Non da solo, però. Abbiamo in collegamento Alberta Ferretti, fondatrice e vicepresidente di EF, è in collegamento e tra poco la vedremo. Massimiliano Gianzanti, presidente della Confagricoltura, l'ho visto. Ecco, vieni presidente. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, è in collegamento. Maurizio Zanella, che ho visto prima, dovrebbe salire anche lui. Eccolo, Maurizio Zanella. Benissimo, Ministro, non perdiamo tempo perché abbiamo, come vede, abbiamo i tempi contingentati. Perché c'è il Ministro dell'Agricoltura? La domanda, diciamo, che si è un po' capita dalle introduzioni che ha fatto sia il Presidente sia il Ministro del Turismo. Perché c'è il Ministro dell'Agricoltura in un panel che si occupa, non certo del gusto, ma all'interno di un grande incontro sul turismo come questo? Passo poi a rispondere rapidamente, mi permetto di salutare le delegazioni internazionali, di salutare il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha avuto modo di riprendere perché non l'ho ascoltato del tutto, ma lui non ha ascoltato fino adesso un intervento, il Presidente Alberto Cirio di una regione straordinaria come il Piemonte, che anche qui in questo luogo ci ospita, e tutti gli assessori regionali, il Presidente Bardi della Regione Basilicata, il Questore del Senato Nastri, che è stato eletto in questo collegio e quindi è anche in qualche modo padrone di casa, e ovviamente il Presidente Gusmeroli e il Presidente De Carlo delle due commissioni competenti in materia di turismo, ma anche, nel caso di De Carlo, di agricoltura, due temi che in alcune regioni vengono sommati anche nelle deleghe. Prima il coordinatore della conferenza delle regioni CANER del Veneto richiamava appunto questo suo duplice incarico. Ovviamente non posso non salutare altre persone, il responsabile del turismo. Ma qua, Ministro, ci salutiamo tutti. Un casino, Lo faccio però volentieri perché lo spiego. Gianluca Caramanna, che è stato con noi da tempo, oggi lavora in Parlamento, ma anche come consigliere di Daniela, perché noi gli stati generali non li facciamo oggi che siamo al governo. E io ringrazio Daniela di aver proseguito in maniera ufficiale quella stagione che ci ha visto negli ultimi 10 anni, da quando è nato Fratelli d'Italia, ogni anno svolgere degli stati generali che ci mettevano in contatto con le esigenze reali del paese. Non li facciamo solo per il turismo, li facciamo per l'agricoltura, per altri ambiti economici della nostra nazione, ma contavamo che il rapporto dovesse essere costante, raccogliere suggerimenti quando si sta all'opposizione per contribuire agli interessi nazionali, quello che vorremmo oggi anche dall'opposizione, lavorare insieme per difendere il sistema Italia nel suo complesso. E ha detto bene Daniela, prima si è parlato di passerelle dei ministri, non esiste nessun ambito, non esiste il turismo da solo, non esiste l'agricoltura da sola. Oggi qui abbiamo il presidente di un'associazione molto importante, Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, abbiamo un esponente della migliore tradizione italiana, quella del vino, che però rappresenta anche, Maurizio Zanella, la sintesi e la capacità di promuovere questo prodotto cercando non la produzione quantitativa ma la produzione qualitativa e il valore aggiunto che la produzione dà, la scommessa dell'Italia. L'Italia non è una nazione di quantità, è una nazione di qualità. Certo, quello che diceva Daniela è corretto, noi siamo un piccolo pezzettino di territorio del pianeta, lo 0,2% del pianeta, abbiamo però al nostro interno il 70% del patrimonio culturale immateriale protetto dall'UNESCO, abbiamo il maggior numero di specie in termini di biodiversità. Siamo un crogiuolo di identità e valori nato e configuratosi nella nostra storia. Noi abbiamo assorbito all'interno di questo piccolo territorio la cultura
dell'Impero Romano, che era il mondo conosciuto allora, e abbiamo avuto la capacità di essere contaminati da tutti coloro che entravano in contatto con la romanità allora. Poi gli arabi, le invasioni barbariche, il Rinascimento. L'Italia ha messo insieme tante cose in modo unico. L'agricoltura in questo ha un vantaggio. Abbiamo oggi un'agricoltura moderna, capace di essere innovativa, rispettosa dell'ambiente, rispettosa di un equilibrio all'interno delle filiere che distribuiscono in maniera equa il valore, però anche una particolarità rispetto alle altre nazioni. Noi abbiamo un numero enorme di prodotti anche protetti attraverso le indicazioni geografiche, che proprio adesso in Europa, con un approccio trasversale alle forze politiche, siamo riusciti a proteggere. Indicazione geografica è dire che un prodotto viene realizzato così per la cura, la capacità di trasformazione, ma anche per l'identità che si porta dietro attraverso il rapporto con quel territorio specifico. Non è possibile produrlo in un altro luogo. L'Italia è una nazione che tra top, IG, ha un numero superiore a qualsiasi altra nazione, e l'enogastronomia oggi è l'attrattore principale, insieme ai nostri beni culturali, al nostro ambiente, dei flussi turistici di massa, quelli che venivano richiamati prima da Daniela. La gente viene in Italia anche per mangiare, spesso per mangiare bene, ritornando a casa con una consapevolezza, la consapevolezza del prodotto di qualità, che in Italia è normale. Noi nonne e mamme ci hanno insegnato da ragazzini, dicendoci questo è buono, questo non è buono, che cos'è la qualità. Non sempre questo elemento caratterizza gli acquisti negli altri paesi, spesso nelle altre nazioni. Ministro, è il prezzo. Mi faccia capire una cosa, siccome sull'agricoltura questa cosa lei, io l'ho sentita dire tante volte, lei, poi ne parleremo anche con gli altri, cerco un po' di spezzare il discorso, anche il turismo deve essere di qualità, cioè quello che lei ha detto a Zanella, cioè bisogna alzare il livello del turismo che vogliamo, è una domanda di cui non so la risposta. Noi abbiamo un'offerta molto ampia. Esatto. Noi abbiamo un'offerta molto ampia che veniva descritta da Daniela, la destagionalizzazione necessaria, la possibilità di offrire tutto. Non bisogna, a mio avviso, questo però è una mia idea, sommare le questioni. Ci sono dei luoghi che si possono specializzare nel turismo di massa. Uno va a Rimini, non si aspetta di avere ambienti e silenzio particolare. Uno va in altre zone e cerca delle tipologie turistiche differenti. Non puoi trovare il menù turistico a 11 euro in posti di eccellenza, e devi dare la possibilità però anche a coloro che fanno turismo di massa a basso costo di trovare delle località idonee. Un'offerta ampia. L'Italia è in grado di fare qualsiasi cosa. Quello che abbiamo lo offriamo. Quanto lo vede e quello legato che non abbiamo lo possiamo inventare. Questa quanto è la capacità. Vede legati? Quanti li vede legati l'agricoltura al turismo? Poi lo chiederò. No. Allora, il sistema, Daniela l'ha detto perfettamente, quindi non lo ripeto, è il sistema nel suo complesso, fatto di istituzioni che garantiscono sicurezza, trasporti, logistica e ovviamente anche l'offerta dei nostri prodotti e della qualità, che ha il vantaggio di poter essere offerta in Italia. Ma, e chiudo su questo, saluto Matteo Zoppas dell'ICE e saluto tutto il mondo imprenditoriale, anche quando vai all'estero. Noi abbiamo lanciato la candidatura della cucina italiana patrimonio dell'UNESCO, non tanto e non solo perché era un'aberrazione che venisse riconosciuta tale la cucina francese, quella messicana, quella giapponese e quella coreana, e l'Italia non ci fosse. Sgranano gli occhi perfino i protagonisti di queste cucine che l'Italia non abbia la sua cucina protetta a livello internazionale, ma questo accadrà nel 2025. È il percorso, la possibilità di raccontare all'estero, attraverso i nostri ambasciatori, cuochi, trasformatori, ristoratori, le nostre produzioni, agganciandole al territorio. Chi mangia prodotti lì è anche curioso di sapere dove sono stati fatti. Una bufala campana, una burrata di Andria, un gianduiotto di Torino, questa sarà la definizione che conquisteremo qui in Piemonte per evitare qualche multinazionale se ne appropri, o uno dei centinaia e centinaia di prodotti attraggono turismo, portano anche a visitare i luoghi di produzione, ed è una cosa tipica della nostra Italia. Non vai nel resto del mondo, prima si è detto in tutto il mondo incontri italiani che vanno a visitare, però è raro che tu parti da qui per andare a mangiare una cosa in una parte del mondo qualsiasi. Invece è
in Italia, sì. Esattamente il contrario, moltissimi vengono sulle colline del Chianti, sì. Vanno in Sicilia, puoi scegliere qualsiasi regione e trovare le caratteristiche che attraggono anche sull'enogastronomia il turista. Quando ritorna a casa, assaggiati i prodotti italiani, cerca i posti dove comprarli e aumenta la nostra ricchezza, perché finisco su questo, davvero, quello che è accaduto in questi anni, ma lo sa il mondo imprenditoriale che abbiamo ascoltato anche in quei momenti, è stato l'esatto opposto, non investire sul turismo. Noi andammo da Draghi con Giorgia e dicevamo: Presidente, non ti sosteniamo, ti proviamo a dare dei consigli però nell'interesse dell'Italia. Una cosa devi fare, rimettere il Ministero del Turismo, e devo dire il Presidente Draghi ci diede retta, specializzando questa nazione in una promozione che era utile anche coordinare con le regioni, ma con una visione di carattere unitario, superando quella fase nella quale noi abbiamo mandato in crisi il mondo del turismo. Il mondo del turismo ha bisogno di persone che lavorano, gli imprenditori che creano lavoro, e è il modo di fare ricchezza, perché in Italia qualcuno ha pensato che la ricchezza si potesse ridistribuire facendo debito. Ne abbiamo fatto troppo, o svendendo gli asset principali, li abbiamo già svenduti. Abbiamo l'unica possibilità per risanare l'economia di questo paese e creare lavoro investendo sulle imprese, che sono quelle che lo danno. E ti sei trovato invece che la risposta che era stata data agli imprenditori: vi sottraiamo possibilità di lavoro mettendo il reddito di cittadinanza. Sono tutti argomenti che abbiamo superato, e per fortuna oggi guardiamo con occhi molto ottimistici, anche grazie al lavoro dei nostri rappresentanti istituzionali, di Daniela, degli assessori e presidenti regionali, ma ovviamente soprattutto per il grandioso impegno degli imprenditori italiani, che hanno superato la fase della pandemia, che è stata di vera sofferenza, e oggi tornano un po' a sorridere rispetto a grazie, quelle ministro, che sono le opportunità poi intervenire di ovviamente turistici. Grazie su, a voi. Grazie Ministro, poi vorrei con lei fare una sintesi di quello che diremo con gli altri interlocutori. C'è Giansanti e Prandini che gli voglio chiedere due cose molto simili, poi c'è Alberto Ferretti che, lo dico subito, vorrei dare una conclusione, perché il gusto è anche quello che rappresenta lei, e poi ci spiegherà bene come. Però Giansanti e poi Prandini, ci conosciamo da molti anni, Giansanti, e mi hai sempre spiegato che l'agricoltore, diciamo un po' lo sapevo anch'io, però che l'agricoltore è il presidio nei confronti dell'ambiente e del territorio. Questo ce l'hai sempre spiegato, però oggi qua non stai con il Ministro dell'Ambiente e del Territorio, qua stai con il Ministro del Turismo, ovviamente dell'Agricoltura, e ci sta, stai col turismo. Voglio capire, non solo presidio del territorio, perché sul presidio del territorio l'abbiamo capito, se non c'è l'agricoltura, se non c'è la coltivazione, quella roba diventa un casino, ma perché sul turismo? Grazie, ovviamente permettetemi di salutare il Presidente La Russa, un ringraziamento ovviamente a Daniela Santanchè per il gentile invito, ovviamente il saluto anche al Presidente di Regione, al Ministro Lollobrigida e a tutte le autorità presenti. Allora, perché noi facciamo parte del turismo? Perché facciamo squadra, siamo una squadra. Allora, fuori da una città c'è sempre un agricoltore. In una grande città ci sono tutte le attività economiche, fuori da una grande città c'è sempre un agricoltore, e l'agricoltore garantisce quel presidio che ti ho sempre raccontato e che in qualche modo garantisce la sicurezza richiamata dal Presidente La Russa, garantisce l'attività economica. Oggi, se pensiamo al gianduiotto, possiamo parlare delle nocciole delle langhe, no? E quindi qual è la forza economica che oggi l'agricoltura garantisce? Oggi l'agricoltura quindi non è solamente un presidio, un'attività economica e la socialità delle aree interne. Oggi l'agricoltura può e deve assolutamente, attraverso la sua capacità di poter offrire le sue diversità, noi, l'ha ricordato il Ministro, produciamo oltre 800 prodotti a denominazioni protette, siamo i più grandi produttori di prodotti eccezionali, straordinari, siamo fortissimi nel nostro export, siamo cresciuti moltissimo. Io vi parlo al di là di Presidente di Confagricoltura, anche ad esempio da agricoltore che produce parmigiano reggiano. Io in pochi anni, attraverso la mia attività di produzione di parmigiano reggiano, inizio ad avere tantissimi turisti italiani e non solo che vengono, capiscono come si fa il parmigiano reggiano, lo assaggiano in alcuni casi anche per la prima volta, e quando tornano a casa, gli stranieri sicuramente sì, ne apprezzano le caratteristiche e iniziamo a spedire grandissime quantità di parmigiano reggiano nel mondo. Immaginate il mondo del vino. Oggi il mondo del vino è un'esperienza di turismo elevatissima. Oggi noi abbiamo il sistema delle nostre produzioni enogastronomiche che sono veramente degli asset trophy per il paese. Quindi in quella dimensione l'agricoltura assume un ruolo determinante verso un progetto di squadra che il turismo italiano deve portare. L'agriturismo, la possibilità di tutto l'e-coming nelle nostre maggiori aziende produttrici di prodotti straordinari, che siano appunto vino, olio,
produzione di formaggi, ortofrutta. Ecco, in questa nuova dimensione l'agricoltura italiana ovviamente diventa un partner della grande attività del turismo. Certamente ci sono tante cose da fare, perché come richiamava il presidente Cirio, ci vogliono i consigli ma ci vogliono anche le risorse. Ora noi consigli ovviamente siamo qui per dire che l'attività agricola c'è, siamo dei produttori di eccellenza nel mondo, abbiamo delle produzioni leader a livello globale, noi siamo tra medaglia d'oro, medaglia di bronzo e medaglia d'argento, abbiamo fatto uno studio con la Fondazione Edison, siamo sul podio su almeno 30 produzioni enogastronomiche a livello mondiale. Ecco, in quella dimensione quindi il tema della valorizzazione delle aree interne passa attraverso un'attività di rilancio dell'agricoltura, nelle sue estensioni anche turistiche, però per far questo ovviamente oggi, soprattutto legato tutto al mondo del turismo, noi abbiamo bisogno di infrastrutture. Infrastrutture legate alla viabilità innanzitutto, penso a Luca De Carlo, quanto turismo si riesce a fare anche in agricoltura durante il periodo estivo e quali sono le difficoltà spesso per raggiungere le località di montagna e quanto dobbiamo investire in infrastrutture. Ma quanto passa, e questo tra l'altro garantisce anche la destagionalità, perché l'agricoltura permette la destagionalità perché garantiamo un ciclo di produzione 365 giorni l'anno, ma in quella dimensione le infrastrutture ci vogliono anche quelle digitali. Oggi tutto passa attraverso la capacità di promuovere. Ovviamente sono d'accordo con la Ministra, non possiamo pensare di andare da soli. Per quanto siamo grandi, anche nelle nostre grandi aziende agricole, non si può più andare da soli. Abbiamo la dimensione di fare squadra, di fare sistema. E la connessione diventa fondamentale, sia nell'attività ricettiva che nell'attività di promozione. Altro aspetto, ovviamente, è la comunicazione legata all'export. E su questo ovviamente le nostre ambasciate, il ruolo che può avere l'ICE diventa fondamentale. Bene. Allora in questa dimensione io credo che tutto si possa raggiungere facendo squadra, e lasciatemi un attimino riprendere uno slogan della Ministra Santanchè a cui mi ha veramente toccato. Io credo che tutti noi dobbiamo essere orgogliosi e soprattutto fieri di essere italiani e di poterlo promuovere nel mondo. Grazie Presidente Genzanti. Presidente Prandini, lei mi ha, ha raccontato spesso la forza della biodiversità italiana e le capacità che ha l'Italia di essere un grande paese ma di avere tante sue particolarità straordinarie difficilmente apprezzabili da quelli che non le conoscono. Questo come può valere per la squadra di cui abbiamo parlato questa mattina e fare sistema? Come si fa quel piccolo particolare italiano renderlo globale ma facendolo rimanere ancora con i piedi nella terra che voi coltivate? Ma intanto permettimi Nicola un ringraziamento, un saluto a tutta la platea, al Presidente La Russa, a Daniela Santanchè, a Francesco Lollobrigida, alla Presidente della Regione, a tutti gli assessori, ma anche a Maurizio Zanella che è un grande mio punto di riferimento su tante discussioni che riguardano il settore vitivinicolo e mi fa particolarmente piacere che sia fra di voi oggi. Ritorno sul tema. Noi riteniamo che oggi noi dobbiamo valorizzare ciò che l'Italia può offrire come un'esperienza unica ai cittadini e turisti di tutto il mondo, e attribuisco a Daniela Santanchè una grande lungimiranza. È stata una delle prime persone in assoluto a capire il tema della degestionalizzazione per quanto riguarda il turismo e fare in modo che sia distribuito nell'arco di tutto l'anno per dare evidenza e distribuire ancora più valore. Tante volte mi piace sottolineare quelli che sono i valori che noi rappresentiamo. L'abbiamo fatto proprio in questi ultimi due giorni, il motivo per il quale non sono presente, e ringrazio Giorgia Meloni che mi ha dato la possibilità di collegarmi dalla Presidenza del Consiglio prima di un incontro che avrò con lei. Per quanto riguarda ciò che rappresentiamo... Sta a Palazzo Chigi Prandini in questo momento? Io vabbè, siete andati voi tutti. È arrivato Prandini a Palazzo Chigi, è fatta. Cioè, lei ci sta dando la notizia, la Lollobrigida è fuori, è arrivato Prandini. Ho il grande onore di rappresentare una grande organizzazione, questo sì, e voglio continuare a rappresentare la mia organizzazione. Francesco Lollobrigida fa non bene, ma benissimo il Ministro dell'Agricoltura e è il mio Ministro. Ecco, non lo vuol fare. Detto questo, ritornando sul tema... valorizziamo 600 miliardi in termini di ciò che portiamo in termini di contributo per il paese Italia. Tra queste voci c'è anche sicuramente il turismo, che diventa sempre più importante. Ormai due turisti su tre che vengono nel nostro paese abbinano e vogliono abbinare un'esperienza
anche per quanto riguarda le degustazioni delle nostre eccellenze. E penso che l'intuizione da parte di Francesco Lollobrigida sul tema della cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, possa essere un ulteriore valore aggiunto rispetto a ciò che noi possiamo fare. Entro nel merito del comparto agricolo. Noi abbiamo saputo intuire il tema per quanto riguarda l'enogastronomia in termini di valorizzazione del territorio, in termini di valorizzazione delle aree interne, in termini di valorizzazione di tutto ciò che riguarda i piccoli borghi dove si concentra anche la maggior distintività del nostro modello dell'agroalimentare. Ma contestualmente possiamo fare ancora molto di più. L'evoturismo, l'enoturismo è solo un inizio per quello che noi potremo andare a rappresentare come valore economico che possiamo portare in termini di implementazione del lavoro dei nostri imprenditori. C'è un ulteriore tema che nel nostro paese è sempre stato sottovalutato e lo offro in termini di spunto. Tutto ciò che può riguardare il turismo legato al settore faunistico venatorio. Negli altri paesi viene valorizzato, da noi è sempre stato sottovalutato. Le aziende faunistico-venatorie sono un ulteriore presidio del territorio che, se attenzionato, possono attrarre, come ha fatto e veniva ricordato da Daniela Santacchè, sull'iniziativa che si è tenuta a Roma legata al golf, un turismo che ha disponibilità economiche e che può, diciamo così, implementare anche ciò che genera valore in tante altre filiere. Non mi voglio dilungare, ma voglio semplicemente sottolineare che il connubio fra territorio, turismo e agricoltura sarà indispensabile se noi vogliamo far crescere ancora di più la percezione di quello che possiamo offrire, ripeto, ai cittadini di tutto il mondo. Un'ultima battuta, Nicola. Per correttezza e attenzione, Daniela Santanchè ha fatto una distinzione rispetto al tema della centralità di alcune tematiche di carattere politico che devono essere attenzionate in termini di competenze che oggi ci sono nel rispetto fra regioni e Stato centrale, legate al turismo per le deleghe. Io ritengo che invece sia arrivato il momento, sotto questo punto di vista, per quanto riguarda il settore che io ho l'onore di rappresentare, che le deleghe del tutto ciò che riguarda l'enogastronomia non ne abbiano a male gli assessori competenti, ma devono avere una gestione di carattere nazionale, perché noi, se vogliamo contare nel mondo, se vogliamo vendere il nostro paese nel mondo, lo possiamo solo fare valorizzando l'italianità. Se ci muoviamo, con tutto rispetto, mi ripeto, con le singole regioni, riusciremo a bancare solo una minima parte di quel risultato. C'è Matteo Zoppas presente in sala. ICE sta avendo un ruolo straordinario sotto questo punto di vista. Lo dobbiamo valorizzare ancora di più, fare ancora di più, attivare le nostre agenzie. In questo caso, copiare rispetto a quello che i francesi hanno saputo fare in modo più attento rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Non possiamo solo limitarci a dire che siamo sempre i più bravi. Quando qualcuno è stato più bravo rispetto a te, bisogna anche saper copiare e distribuire quel valore che genera ricchezza, ma anche opportunità di nuovi investimenti e distribuire valore all'interno delle nostre filiere. Bene. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Presidente, grazie, grazie. Comunque una proposta l'ha fatta e poi vedremo se ci sarà una risposta. Però io vorrei... Posso però una cosa sola, ringraziare per i complimenti il Presidente Prandini. Oggi è impegnato a Palazzo Chigi, hanno fatto la staffetta lui e Gianzanti in questa... Per l'incontro con le parti sociali. Ecco, però... La cosa essenziale, oggi annunceremo che abbiamo raddoppiato i fondi del PNRR in agricoltura, passando da 3,6 miliardi a praticamente il doppio sull'agrisolare e sulle filiere di produzione che garantiscono esattamente questi prodotti, quindi sarà una notizia molto rilevante che va esattamente incontro a quello che è l'interesse del mondo dell'associazionismo, del territorio e ovviamente dell'offerta anche a disposizione del turismo. Bene, Alberta Ferretti, grazie intanto per essere collegata con noi, la ringrazio davvero, è un onore penso per questa sala poter sentire quello che le dice, perché lei è il gusto italiano, non è il gusto in quello che... Impegni aziendali oggi mi volevano qua perché abbiamo le nostre resort 2024-25 che escono questi giorni, però è un onore essere con voi. Io ho sentito degli argomenti molto interessanti, gente che veramente sa narrare questo paese.
io so creare degli abiti, so immaginare, so emozionare, forse parlerò meno bene, però sono felice di essere qui perché parlo comunque di un'eccellenza italiana che è la moda. L'eccellenza che racconta dell'Italia nel mondo ha uno stile, una qualità, un gusto e che anche sulla bilancia dei pagamenti del nostro paese direi che è piuttosto rilevante. Trovo che sia bello quello che dite di fare squadra, questo per me è molto importante. Trovo che forse la moda non sempre nazionale è stata così valorizzata, come diceva Daniela prima, per il turismo, è stata più valorizzata a livello internazionale che forse nel paese stesso. Oggi speriamo di fare squadra, trovo che sia bello, mi fa piacere essere qui. E mi piace raccontare di questa Italia industriale della moda diventata molto potente e molto forte, che è partita con dei semplici artigiani e che oggi sono diventati invece degli industriali con un'inventiva irripetibile, perché gli italiani hanno veramente una velocità e una capacità di evolvere le cose, per cui per me è una cosa veramente importante. Ed è importante che il turismo, la moda, siano legati, perché comunque noi raccontiamo stile, raccontiamo quello che appartiene a questo paese, la nostra cultura nell'artigianalità, le nostre maestranze. Io ad esempio, la nostra azienda è qui in Romagna, però ho la fortuna di avere delle maestranze e degli artigiani straordinari e siamo comunque vicini a un luogo di turismo, perché naturalmente la costa è conosciuta nel mondo per il suo turismo, per la sua bella spiaggia. Però mi sono resa conto come fare squadra sia importante. L'anno scorso io ho deciso di presentare la mia Resort 2024 a Rimini per onorare Fellini, perché è un maestro, è stato un grande regista che ha modellato l'immaginario collettivo, e Rimini perché è una città che mi piace, vivo qui vicino, è emozionante, e ho deciso di fare una sfilata a Castel Sismondo, supportata dalle varie agenzie, impostazioni, così abbiamo fatto questo evento molto speciale. La cosa stupefacente è stata che tutte le persone che sono arrivati, importanti da varie parti del mondo, stampa e compratori, sono rimasti stupiti. Pensavano una Rimini solo, come dire, balneare, da vivere due mesi. Ecco, questo evento l'abbiamo fatto in maggio per cercare di portare anche un altro tipo di turismo, tra virgolette, per far conoscere questo territorio che io amo, come amo l'Italia, perché quando viaggio e torno di un paese bello, noi dovremmo avere il numero chiuso delle persone che vogliono visitare il nostro paese. Noi abbiamo un paese straordinario. E io mi sono resa conto con questa sfilata dedicata a Fellini, dedicata alla città di Rimini, perché amo entrambe queste due figure, di Fellini e della città di Rimini e di tutto il paese Italia, ma la gente è rimasta stupita. Rimini non è solo balneare, Rimini è storia, è cultura, e poi è ospitalità, è un modo di ricevere, dalla cucina alla cultura, c'era di tutto, veramente la gente è rimasta stupita, ha scoperto un mondo completamente diverso e questo mi ha fatto molto piacere, perché poi noi abbiamo Rimini, che è bella come natura, tutta la costa, e poi abbiamo le colline meravigliose, con borghi medievali, con boschi stupendi. Ecco, per me è stato di grande aiuto per il mio lavoro, ma anche per raccontare il mio territorio, perché io amo l'Italia e penso che fare legami, moda, turismo, cultura, territorio, sia fondamentale sempre di più per raccontare il nostro paese. Questo credo che fare squadra sia fondamentale. Non so la mia espressione sia sufficiente oggi in un congresso così importante, però è quello che sento. Bene, bene, direi che è molto importante, anzi grazie per il suo contributo, Alberto Ferretti. Voglio chiedere a Zanella, che sta in un mercato molto competitivo, perché poi lei sta là sotto che deve vendere una bottiglia dietro l'altra, lei ha sentito tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino ad ora, e come le declina per la sua esperienza imprenditoriale, che è un'esperienza di straordinario successo, un marchio che siete riusciti a fare, quanto le esperienze enogastronomiche valgono anche in termini turistici secondo lei, oltre che per il business della sua azienda? Buon pomeriggio, grazie al Ministro Santanchè per l'opportunità che mi dà oggi, e devo dire che il vino è il prodotto più privilegiato dell'agricoltura, perché
ha avuto la fortuna di poter avere un'etichetta, cosa che il pomodoro, l'arancio o altri prodotti non hanno la fortuna di avere. Quindi il vino ha avuto un ruolo fondamentale e negli ultimi 50 anni ha cambiato il destino di territori, dei distretti che lo producono. Addirittura ha cambiato il destino? Dice. Sì, basta, come tutti avete letto, Cesare Pavese, visto che siamo in Piemonte, quando Cesare Pavese descriveva le Langhe, oggi sarebbe uscito dalla tomba pensando che nelle Langhe ci sono ormai una decina di resort a 5 stelle, pensando che questi resort sono completi da settembre a dicembre e pensando che un territorio poverissimo oggi è una delle mete più importanti di un turismo enogastronomico che, non ve lo devo dire io, è uno dei motivi principali per cui uno straniero viene in Italia. Quindi il vino ha avuto un ruolo straordinario. Nello stesso territorio a cui appartengo, nel distretto del Franciacorta, fino a 50 anni fa uno pensava al tondino e alle armi, mai più pensava fosse, sarebbe nato un prodotto che inizia, come dire, a dare dei pensieri anche a nazioni e a prodotti d'Oltralpe che hanno 200 anni di storia più di noi. Tutto ciò quindi non è un miracolo, è la capacità imprenditoriale nel nostro settore che ha avuto e ha cambiato le prospettive dei distretti, perché poi si valorizza un distretto, Montalcino, piuttosto che Bolgheri. Ma il Franciacorta ormai non ne ha più bisogno. Per cui... Le Langhe sì. No, le Langhe sono l'esempio primario. Il Bresciano era l'acciaio, erano le armi. Il Tondino erano le armi e adesso il Franciacorta. E il Franciacorta che ci invidiano in molti, non solo in Italia ma anche all'estero, non è un miracolo, è la capacità di aver valorizzato una produzione con delle regole serie. Ma c'è chi viene in Franciacorta? Cioè, c'è un turismo enogastronomico? È una domanda. Sono costretto a parlare del mio. Certo. Noi 2 anni fa, cioè appena dopo la pandemia, abbiamo avuto oltre 35.000 visitatori, sottolineo, a pagamento, che per avere un'esperienza, e la metà sono esteri, portano sul territorio un indotto incredibile. E tutto ciò è nato in pochissimi anni senza un coordinamento, senza una regia. Quello che ho apprezzato oggi, e spero e sono certo che avverrà, è il fatto di avere una cabina di regia. Perché fino, direi, a 10 anni fa, per promuovere una mia bottiglia, mi succedeva spesso che mi muovevo io, poi si muoveva il mio comune, poi si muoveva il consorzio di cui faccio parte, poi si muoveva la Camera di Commercio, poi si muoveva l'Unione Agricola a cui appartengo, poi si muoveva la provincia, la regione e infine l'ICE e a qualche volta qualche ambasciata. Quindi in 9 persone... promuovevano la stessa cosa senza parlarsi. Io spero che questo finisca, perché era uno spreco di denaro e assolutamente non coordinato. Quindi una cabina di regia serve per far sì che queste cose non accadano più, perché è inutile andare in 9 a parlare di un mio vino e spendere 9 volte e non ottimizzare, basta parlarsi e capire chi deve fare cosa. Un ultimo punto a cui tengo particolarmente è che nell'orgoglio e nelle aspettative che il Ministro ha annunciato, su cui concordo totalmente, si tenga più conto alla qualità che alla quantità. Siamo un paese di dimensioni ridotte. Non possiamo fare la gara su Las Vegas o su Parigi. Dobbiamo fare la gara sulle unicità che abbiamo. Bene. E abbiamo un turismo
che può spendere molto di più. Un altro esempio virtuoso di territorio è la costiera amalfitana. C'è il numero più importante di ristoranti premiati, stellati, varie guide, certo. Stellati, non stellati, adesso sì. Non facciamo torti alle guide nazionali, per cui c'è la più ampia densità in un territorio estremamente piccolo. La media del costo camera, c'è qualcuno che più ne sa più di me, è la più elevata d'Italia in un territorio che non ha solo un richiamo per la sua bellezza, ma perché c'è un'enogastronomia straordinaria che non c'è in altri luoghi d'Italia. E questo genera su tutto il comparto, non solo quello della ristorazione, ma quello del barcaiolo, quello della spiaggia, quello dell'albergo, un income straordinario che fa stare in piedi un territorio così piccolo. Quindi mi auguro che si punti nel futuro non solo a un record numerico al quale io non guardo, così come non lo faccio nella mia azienda, ma piuttosto a un record di profitto qualitativo. Gensanti, una battuta finale che mi voleva fare, perché poi dopo devo andare sul prossimo panel e sarò rigidissimo con i sarò tempi. Sarò velocissimo. La ministra Santanchè ha fatto un passaggio fondamentale, la cultura. Lo ha detto anche il ministro Lollobrigida, sì. Noi dobbiamo raccontare la nostra cultura rurale, che è fatta di storia, di tradizione, anche proprio nel vero senso di parola, di cultura, di more storiche. Guardate, in Instagram, in generale, sui social, oggi ci sono alcuni siti o luoghi o prodotti alimentari che in alcuni casi sono must to be, nel senso bisogna esserci, ma in altri casi è must to eat. Quindi a livello internazionale oggi la cultura italiana, anche agricola e nelle sue eccellenze agroalimentari, diventa un must. E su questo, e lavorando sulla qualità, dobbiamo lavorare tutti insieme facendo squadra, soprattutto sui social, soprattutto sulle giovani generazioni, che sono quelle più attente oggi a venire a conoscere la grande ricchezza dei territori italiani. Grazie, grazie al Ministro, grazie veramente al Ministro Lollobrigida per essere stato con noi, grazie al Presidente di Confregatura, al Presidente di Coldiretti, grazie a Zanella e grazie a Alberta Ferretti che è stato in collegamento. Vieni, vieni, vieni Daniela. Grazie Presidente, come stai? Grazie, grazie. Grazie.